Crescono ancora i ricoveri Covid nel sistema sanitario regionale. Sono 617 i pazienti ricoverati in area medica, più 22 rispetto a ieri, ma c'è un lieve decremento delle terapie intensive che scendono a 76, meno 2 rispetto a ieri, con 7 nuovi ricoveri, nel contesto di una crescita dei nuovi positivi ancora con cifre elevatissime, 535 nuovi casi accertati attraverso l'analisi di 5.101 tamponi molecolari e 6.376 antigenici. Il tasso di positività complessivo è del 4,6%. Il sistema sanitario regionale resta in affanno, soprattutto nell'area metropolitana dove incide la variante inglese e i nuovi casi di brasiliana e africana, nel mentre la regione da ieri ha istituito altre zone rosse in alcuni piccoli comuni dell'Aquilano. Sì, la variante, il paziente con la variante brasiliana l'ho isolato io nel mio reparto, era un paziente che tornava da Perugia dove era stato in una riabilitazione, proprio identificando l'origine ho avuto il dubbio che potesse essere portatore della variante brasiliana e quindi l'ho isolato in maniera preventiva, avendo poi ragione quando il test è stato fatto. I familiari anche erano positivi, quindi verosimilmente portatori della stessa variante. Anche la brasiliana si diffonde, la brasiliana ha anche un potenziale rischio perché i primi dati sembrano mostrare una riduzione dell'efficacia dei vaccini intorno al 10-20%. Il bollettino regionale registra ancora decessi, 10 nelle ultime ore, di cui 2 riferiti a giorni precedenti. Il totale delle vittime sale così a 1662 da inizio emergenza. Il virus, in questa terza ondata, sembra essere più aggressivo e sta contagiando, con conseguenze anche gravi, persone con un'età media più bassa. Si sta accettando un circa 30% di maggiore virulenza, quindi di gravità clinica della malattia. E poi consideriamo che le persone oggi colpite dalla variante inglese, spesso i quarantenni o i cinquantenni, a marzo erano asintomatici, erano positivi al test ma clinicamente asintomatici. Ancora alto, ma in lieve calo, il numero degli attualmente positivi, meno 103 per un totale di 12.720. Da inizio emergenza sono quasi 53.000 i contagiati in Abruzzo. Forse i medici italiani sono stati particolarmente bravi nel non far percepire alla cittadinanza cosa succede dietro quelle mura. Dietro quelle mura ci sono dei drammi incredibili che noi viviamo quotidianamente. Sarebbe cruento fare dei filmati, dei report per spot pubblicitari, ma forse l'impatto sulla popolazione sarebbe positivo per far capire come dobbiamo stare fermi, stare a casa in queste settimane e ridurre veramente la circolazione delle persone al minimo.